Ancona cala il sipario sul G7 Salute, il sindaco Silvetti pronti ad altri grandi eventi. Ultimo summit del ministro Schillaci con i big del mondo sulla resistenza degli antibiotici. Il virus dengue raggiunge il maceratese, ricoverato in ospedale un 18enne, previste disinfestazioni anche a Tolentino e Castelfidardo, dove il giovane si era spostato per fare attività sportiva. 500 studenti a lezione di protezione civile nella Riviera delle Palme, incontro a Lipsia Guastaferro con il prefetto Copponi per illustrare gli scenari di rischio in caso di nevicate o terremoto. Ascoli, a Terni serve un'altra impresa dopo quella di aprile, le mosse di Mister Di Carlo. Re Canatese, ultima chiamata per Filippi col notaresco, il tecnico leopardiano si gioca la panchina. E ben ritrovati insieme con una nuova edizione del nostro TG Marche. In apertura torniamo a parlare del G7 che è arrivato proprio oggi a conclusione. Ultimo summit con il ministro Schillaci che ha parlato della resistenza agli antibiotici facendo il punto con gli altri grandi del mondo. Sentiamo. Una guerra silenziosa che si combatte nei laboratori, cioè quella all'antibiotico resistenza. E poi l'invecchiamento attivo, ma anche la mancanza di personale negli ospedali, specialmente quello infermieristico, e in supporto del quale potrebbero arrivare professionisti dall'India. Sono stati questi i principali temi trattati nel G7 Salute di Ancona, andato in archivio da poche ore. A fare il punto è stato il ministro della Salute, Orazio Schillaci. Parto dall'antimicrobico resistenza che mi sta particolarmente a cuore. È un nemico silenzioso che si nasconde nell'ombra, ci minaccia e soprattutto minaccia di vanificare i tanti progressi fatti dalla medicina moderna, come ripeto sempre, le tante nuove terapie che permettono oggi di sconfiggere malattie fino a qualche tempo fa ritenute incurabili. Questa è un'emergenza, considerato il numero elevato di decessi che ci sono anche e soprattutto in Italia dovute alle infezioni ospedaliere legate alla resistenza dei batteri. Questo dipende in parte da un uso inappropriato degli antibiotici, le stime per il futuro sui possibili decessi sono preoccupanti, questo impone azioni immediate e concrete. Altra priorità di questa presidenza G7, ed è un argomento molto importante per la nostra nazione, è quella legata all'invecchiamento attivo. È un tema di portata globale, però, e non solo dei paesi ad alto reddito. Dobbiamo ripensare all'organizzazione dei servizi sanitari per adeguarli ai nuovi bisogni della popolazione, dobbiamo garantire una sostenibilità, dobbiamo mettere al centro i pazienti con una medicina personalizzata, una organizzazione dell'erogazione delle cure secondo logiche più vicine a quelle che sono i bisogni dei cittadini. Il ministro ha anche parlato dell'ospedale di Torrette di Ancona e del perché il G7 si è svolto proprio nelle Marche. Abbiamo scelto le Marche, oltre perché è una bellissima regione, anche perché, lo ricordo, l'ho sempre ricordato, l'ospedale universitario di Ancona da 2 anni, negli ultimi 2 anni è stato classificato dal Ministero della Salute da Agenas come il miglior ospedale pubblico italiano, quindi è un'eccellenza presente su questo territorio, l'ho anche ribadito ai colleghi stranieri che mi chiedevano perché eravamo venuti in questa bellissima città, in questa bellissima regione. Io credo che il potenziamento del territorio è fondamentale, lo abbiamo visto durante la pandemia, stiamo lavorando con gli investimenti del PNRR, so che la Regione Marche è impegnata nel rafforzamento dell'assistenza territoriale, bisogna sempre pensare a un giusto equilibrio tra ospedale e territorio. Se lei vede quello che è successo in Italia negli ultimi 10 anni, che sono stati chiusi tanti ospedali, ma la medicina territoriale di fatto non è mai partita. Dobbiamo quindi trovare, come sicuramente verrà fatto in questa regione con la guida del Presidente Acquaroli, una giusta e corretta integrazione tra l'ospedale e il territorio. Quindi non è un problema di dimensioni di ospedale, ma di trovare veramente un equilibrio del sistema. Io sono convinto che la Regione Marche sta andando nella giusta direzione e sarà in grado di offrire ai propri cittadini sempre di più una medicina di qualità e di prossimità. E centinaia di persone anche oggi hanno sfilato ad Ancona contro il G7 tra Piazza Cavour, il Passetto e il Ritorno. Erano rappresentanti di medici e diverse altre categorie, c'erano anche i centri sociali. Sentiamo Gino Bove. Questi avvenimenti non sono rituali.
urlano la loro rabbia verso i 7 potenti del mondo in tema di sanità, rei, secondo la piazza, di decidere non per il bene pubblico ma per creare profitto. Cittadini qualunque, medici, ma anche educatori professionali che hanno a che fare con le disabilità. Piazza Cavour, oggi pomeriggio, è stata il centro anti-G7. Cos'è per te il G7 e perché dire no? Beh, dire no perché è sotto gli occhi di tutti la questione della sanità qui nelle Marche, che purtroppo non funziona. Le liste d'attesa, al di là di quello che dicono i ministri, il ministro nostro, eccetera, eccetera, non funziona più niente. E le direttive che vengono dal G7, come da tutte le organizzazioni internazionali intergovernative, sono chiare e parlano di smantellamento della sanità. Per loro la sanità di questo millennio è la sanità privata. Noi siamo medici, hanno fatto una bella passerella in questa nazione e in questa regione, complice con la nazione, che sta portando a un definanziamento della sanità e una privatizzazione della sanità e della salute in maniera strisciante. Con quel megafono cosa urliamo oggi dalla piazza? Urliamo che vogliamo la sanità pubblica, che il G7 se ne vada fuori dalle palle, che siamo stanchi di dare in mano la nostra salute alle multinazionali del farmaco. Abbiamo avuto l'esperienza col Covid, dimostra che qua ci sta solo la volontà di fare profitto sulla pelle dei cittadini e dei lavoratori. Noi siamo gli educatori che lavoriamo con appalti a ribasso. Quando si parla di sanità, noi lavoriamo con ragazzini, con la 104, quindi per forza si parla di sanità, noi c'entriamo con la sanità. Per questo vogliamo un'internalizzazione, noi facciamo parte dei servizi essenziali. Quindi... Ad aprire il corteo il personale sanitario in protesta, quindi medici, infermieri e operatori sanitari. A seguire tutti gli altri gruppi. Il corteo ha percorso il Viale della Vittoria fino ad arrivare al passetto e ritorno. Dignità salariale, dignità lavorativa al corpo medico. Sfruttato, abusato, insultato, e invece il corpo medico è un perno della civiltà, del benessere del nostro paese. Diciamo no al G7 per una questione molto semplice, se vogliamo, una questione di chi viene a decidere a livello globale su delle politiche che hanno degli assi ben precisi: privatizzazione, guadagno per pochi, profitto, estrattivismo dei territori. Noi mettiamo contro tutto questo modello di sviluppo, di crescita, di idea dei territori. Noi mettiamo al centro i diritti di chi abita i territori. E dunque Ancona è stata sotto i riflettori in questi due importanti giorni di G7 Salute. Il sindaco Silvetti dice: siamo pronti ad ospitare altri grandi eventi. Sentiamolo in questa intervista insieme al governatore Acquaroli. Io ringrazio veramente di cuore tutti i cittadini di Ancona che hanno collaborato, che hanno compreso, anche coloro che hanno, soprattutto quelli che magari hanno patito qualche difficoltà logistica. Ho cercato in tutti i modi di far comprendere l'importanza di questa grande occasione, unica, e che il fatto che insomma si fosse celebrata in un luogo così evocativo per quello che ha significato 3 secoli fa, dava anche un contenuto in più. Questo è stato apprezzato molto, devo ringraziare anche i ministri che nel loro intervento hanno avuto modo di citare Ancona e di esaltarne alcune bellezze. Ancona si prepara per gli altri grandi eventi. Sì, ci andiamo coi piedi di piombo, perché però devo dire che la trilaterale dello scorso anno è stata secondo me una grande prova che ha dimostrato in realtà che Ancona era all'altezza. Poi c'è stata la conferma con questa grande e importante assegnazione a cui ci eravamo candidati e ci hanno dato questo tipo di grande responsabilità. Io ho detto che gli eventi e i momenti che si stanno vivendo oltre l'Adriatico, i Balcani piuttosto che l'est europeo più profondo, ci porteranno comunque a immaginare prima o poi un processo di pace in cui si parlerà di sviluppo, si parlerà di ripresa e i contesti saranno tutti utili. Ancona sicuramente in mezzo all'Adriatico ha una posizione privilegiata e si presterà sicuramente, quando se ci verrà richiesto, a ospitare vertici, a ospitare occasioni che servono al mondo, diciamo, per ingranare una marcia diversa, che è quella del dialogo, della comunicazione, dell'armonia tra i popoli. Ecco, Ancona cerca di lanciare anche questo tipo di messaggio. Ci ha fatto innanzitutto piacere sapere i riscontri delle delegazioni che hanno partecipato, che sono stati tutti molto positivi per l'accoglienza, ma ci ha fatto piacere anche
che i grandi della terra nel tema della sanità si siano trovati ad Ancona per dare merito anche all'operato dell'ospedale universitario della nostra regione di Ancona, un'azienda che negli ultimi due anni ha raggiunto un riconoscimento importante, il migliore ospedale pubblico d'Italia. E chiaramente questo non è il merito di un governo, ma è il merito di una storia, di un'università, di tanti professionisti che si sono avvicendati consegnando un servizio che è assolutamente all'avanguardia. Questo ci inorgoglisce e inorgoglisce anche tutto il sistema sanitario regionale. Poi sicuramente sono molto interessati anche i temi che si sono trattati, penso alla longevità, penso all'antibiotico resistenza, che sono temi fondamentali per garantire la salute delle nostre comunità anche nei prossimi anni. L'aiuto del governo nazionale e dei governi che si sono ritrovati sicuramente per noi è un elemento fondamentale, perché ci aiuta a completare quella visione che poi vogliamo garantire in termini di salute ai nostri territori. Quindi grande soddisfazione per il G7 e soprattutto è un'esperienza importante anche in termini di informazioni, di relazioni, di crescita e di sinergia. Cinque attivisti di ultima generazione che avevano imbrattato con vernice nera il Tribunale di Ancona durante una protesta in coincidenza con l'avvio del G7 Salute sono finiti sotto indagini per deturpamento e imbrattamento di cose altrui con possibili aggravamenti, poiché l'edificio è soggetto a vincolo storico. Gli attivisti, dunque identificati e denunciati dalla polizia, hanno descritto l'azione come una forma di disobbedienza civile. Il virus dengue si espande nelle Marche dopo il grosso focolaio di Fano e contagi nel Pesarese. Arriva il primo contagiato nel Maceratese, si tratta di un giovane di 18 anni ricoverato a Macerata, ma disinfestazioni previste anche a Castelfidardo e Tolentino. Sentiamo. È ricoverato in isolamento all'ospedale di Macerata un giovane di Tolentino risultato positivo al virus dengue causato dalla puntura di zanzara tigre. Il 18enne si era recato martedì sera al pronto soccorso lamentando febbre alta, dolori muscolari e un rash cutaneo. Dopo i test condotti presso la struttura sanitaria è stata confermata la diagnosi. A seguito del nuovo caso le autorità sanitarie hanno disposto immediate disinfestazioni notturne per contrastare la diffusione della zanzara tigre, vettore del virus. Le operazioni si svolgeranno nel raggio di 200 metri dall'ospedale di Macerata e nelle aree di Tolentino e Castelfidardo, ed è proprio lì che sarebbe stato punto. A Tolentino le operazioni sono già state effettuate, mentre a Castelfidardo le disinfestazioni andranno avanti per tre notti consecutive fino al 12 ottobre. Nel frattempo è stato scongiurato un sospetto caso a Urbino, dove il paziente, inizialmente ritenuto infetto, è risultato negativo al virus dengue, portando alla revoca della seconda disinfestazione pianificata nella zona. Nelle Marche si sono registrati in precedenza circa 130 casi a Fano e 2 a Pesaro, confermando l'attenzione delle autorità sanitarie regionali per monitorare la diffusione del virus. Un argomento di stretta attualità trattato anche nel corso del G7 Salute in programma ad Ancona. Il cambiamento climatico e la tropicalizzazione del Mediterraneo aprono nuovi scenari anche in campo sanitario e l'epidemia marchigiana è un campanello d'allarme, seppure sia al momento sotto controllo, ha detto il ministro Schillaci. Le armi per combatterla sono disinfestazioni e il freddo, che però sembra non arrivare. L'attuale ottobrata e il ritorno dell'anticiclone dovrebbe infatti portare tempo stabile e temperature miti per tutto il mese. E ora torniamo nel Pesarese. A Cantiano ha esondato un torrente a causa delle intense piogge di ieri pomeriggio e un ponte è stato danneggiato con conseguente isolamento di una frazione in cui insistono alcune case. È accaduto appunto a Cantiano in provincia di Pesaro, cittadina che era già stata pesantemente colpita dall'alluvione del 15 settembre 2022. Le precipitazioni hanno fatto ingrossare e poi esondare il torrente Balbano. E di fatto l'infrastruttura, il viadotto già messo fuori uso nel 2022, collega l'omonima frazione dove vivono diverse persone ora isolate in attesa di un intervento di messa in sicurezza che dovrebbe essere eseguito nelle prossime ore. Due gli interventi dei pompieri per questa emergenza. Nella zona si è registrata anche una piccola tracimazione del fiume Burano. Salgono a 3 gli indagati nell'ambito dell'inchiesta della Procura sul caso affidamenti diretti da parte del Comune alle associazioni Opera Maestra e Stella Polare.
Dopo 7 ore di perquisizione negli uffici comunali effettuati da Guardia di Finanza e Polizia, è stato iscritto nel registro degli indagati anche un funzionario del municipio. Vediamo. C'è un terzo indagato nell'inchiesta sugli affidamenti diretti dell'amministrazione pesarese alle associazioni Opera Maestra e Stella Polare. È il funzionario dei lavori pubblici, servizi e manutenzione e viabilità, Loris Pascucci, geometra, indagato per falso. L'iscrizione di Pascucci nel registro degli indagati è collegata alla determina da 20.000 euro, risalente a settembre 2020, destinati al murales in omaggio a Liliana Segre. 20.000 euro che, come riportato nella determina, erano destinati a lavori idraulici. Giovedì mattina il blitz della Guardia di Finanza e degli agenti della squadra mobile negli uffici del Comune di Pesaro. Le forze dell'ordine hanno perquisito 5 uffici comunali, cultura, lavori pubblici, manutenzione e viabilità, promozione e l'ufficio in cui si appoggia Franco Arceci, l'ex capo di gabinetto nel mandato di Ricci. Arceci, che oggi non ha più ruoli in comune e non è indagato, ha detto al termine di 7 ore di colloquio con gli agenti di voler collaborare per ricostruire i fatti, sequestrati dalle forze dell'ordine documenti, computer e memorie dati. Il nome di Pascucci va ad aggiungersi a quello degli altri 2 indagati, Massimiliano Santini, ex coordinatore degli eventi nel mandato di Matteo Ricci, con un contratto a tempo determinato, e Stefano Esposto, presidente delle 2 associazioni che hanno ricevuto i contributi. L'ipotesi di reato è quella di corruzione in concorso. L'ammontare complessivo degli affidamenti si aggira sui 600.000 euro. Polizia e Guardia di Finanza nei giorni scorsi sono andati a casa di Santini ed Esposto con un decreto di perquisizione. Sequestrato e fatto copie forensi dei dispositivi informatici in loro possesso. In risposta al centrodestra pesarese, che ha parlato delle perquisizioni in comune come del naturale epilogo di quello che hanno definito il più grande scandalo amministrativo nella storia della città, la maggioranza pesarese, in una nota di replica, ritiene gravissimo il tentativo della destra di sostituirsi alla magistratura. Se qualcuno ha sbagliato dovrà assumersi le proprie responsabilità e l'amministrazione non esiterà a costituirsi parte civile per tutelare l'interesse pubblico, concludono i referenti di centrosinistra, dicendosi lieti che finalmente la giustizia abbia preso i suoi provvedimenti. Il caso ha portato anche un esposto del sindaco nei confronti dell'avvocato Pia Perricci. Per la presidente dell'associazione Volviamo Pesaro, chiedere trasparenza amministrativa e spiegazioni sull'utilizzo dei soldi pubblici, denunciare le irregolarità, significa per alcuni offendere e ledere l'onore forense, iniziativa che Perricci definisce un atto intimidatorio. È ripreso al Tribunale di Pesaro il processo a carico di Michael Alessandrini, il trentenne pesarese reo confesso dell'omicidio dell'amico Pierpaolo Panzieri, avvenuto il 20 febbraio 2023 nell'abitazione di via Gavelli. Ricostruiti in aula i movimenti di Alessandrini dopo l'omicidio fino alla cattura in Romania. Davanti alle immagini del corpo di Panzieri riverso in una pozza di sangue, i genitori del ragazzo sono stati costretti purtroppo ad abbandonare l'aula. Sentiamo. Michael Alessandrini corre per le vie del centro storico di Pesaro, ai pantaloni sporchi di sangue. È passata da poco la mezzanotte del 20 febbraio 2023. Alessandrini ha già commesso l'omicidio di Pierpaolo Panzieri, di cui ero confesso. Le immagini della fuga del trentenne sono state mostrate nell'udienza in corte d'assise a Pesaro dal commissario Paolo Badioli, capo della squadra mobile che ha indagato sul caso. Ad ascoltare la ricostruzione di tutti i passaggi in aula, i genitori, il fratello e gli amici di Panzieri. Come nelle precedenti udienze, hanno sistemato fuori dal palazzo di giustizia le foto dei momenti spensierati di Panzieri. Alessandrini quella sera arriva davanti alla casa di via Gavelli intorno alle 20. Poco prima era andato a fare la spesa, come mostrano i filmati. Attende l'amico, che non arriva. Torna a casa presso l'hotel San Marco. I due riescono a sentirsi, la cena è confermata. Panzieri intorno alle 21 cammina verso la sua abitazione. Poco dopo passa il trentenne. Alle 23.52 Alessandrini manda un vocale al padre con il telefono dell'amico. Tutto bene, abbiamo risolto, non è successo niente. Dopo 15 minuti se ne va correndo. Sale in auto, supera il casello di Pesaro. In meno di 3 ore a tutta velocità e a Gorizia. Alle 5 abbandona la vettura in una stazione di servizio. Sale su un taxi, poi prende un treno, un altro. La polizia romena lo identifica, lo segue. Arriva dall'Italia il mandato di cattura europeo. Il fuggitivo viene bloccato dagli agenti. Nell'accusa di omicidio, le aggravanti della premeditazione, la crudeltà e futili motivi. Noi abbiamo sempre sostenuto fin dall'inizio che a nostro giudizio quelle aggravanti sono insussistenti perché non sorrette, diciamo, da nessun riscontro appunto investigativo, probatorio. Allora, per noi quella perizia, diciamo, è pienamente valida ed utilizzabile. La novità di oggi, ecco, ve la preannuncio, però rinunciamo a tutti i testi e quasi chiediamo di andare subito a discutere. È chiaro che nel gioco delle parti, insomma, ci sono delle aggravanti, a nostro avviso forse ce n'è un'altra da contestare, ma lo faremo in udienza. Vedremo ad esito appunto dell'escursione degli ufficiali di PG che hanno effettuato tutti gli accertamenti e rilievi, ricostruito la scena del delitto e anche le modalità con le quali è stato purtroppo eseguito dall'imputato nei confronti di Panzeri.
E ora un altro caso di cronaca, un'altra brutta pagina per il territorio marchigiano. Ilaria Maiorano fu picchiata a morte dal marito all'interno della loro abitazione di Padiglione di Osimo. Per quell'omicidio il marito, Tariq El Gaddasi, è stato condannato in primo grado all'ergastolo. Ma a distanza di 2 anni il dolore dei familiari di Ilaria non si è placato e il fratello Daniele lo ha messo per iscritto attraverso una lunga lettera. Prima l'ha aggredita nel salotto della loro casa di Osimo, l'ha inseguita nell'antibagno e poi l'ha raggiunta nella camera delle bambine, dove la donna si era rinchiusa per cercare riparo e sfuggire alla furia del marito. Ma non era riuscita a resistere alla forza dell'uomo che ha sfondato la porta per poi scagliarsi contro di lei. Era l'11 ottobre del 2022 quando Ilaria Maiorano fu trovata priva di vita su 2 letti, con lividi su tutto il corpo ed il volto tumefatto, probabilmente dai colpi rimediati contro lo spigolo, vicino alla finestra. Il marito, Tariq El Gaddasi, 42 anni, marocchino, al termine del processo di primo grado, è stato condannato all'ergastolo. Sono passati 2 anni da quel tragico giorno, ma il dolore in chi ha voluto bene a quella giovane mamma non si è mai placato. Come quello del fratello Davide, che ha scritto ad Ilaria una lettera che la sorella non leggerà mai. Carissima Ilaria, è il 2° anniversario della tua morte. Ci manchi tantissimo, a me e a mamma. A noi non ci hai raccontato mai niente della tua sofferenza, che altrimenti potevamo aiutarti. Certo, lo hai fatto per non farci soffrire, ma ora è peggio perché non ti vediamo più. Le nostre care nipotine ancora le vediamo. Hanno sofferto molto della tua mancanza. Però sappiamo che stanno bene, sono serene e vanno molto bene a scuola. E speriamo di vederle al più presto. Dacci davvero tanta forza per affrontare questo bruttissimo periodo. Purtroppo hai avuto la sfortuna di incontrare la persona sbagliata che non meritavi, perché eri una brava ragazza. Ti ha massacrata di botte, ha fatto tutto con mani e piedi ed in presenza delle bimbe. Almeno avesse chiamato i soccorsi, così ti potevi salvare. Invece pensava a cancellare le macchie di sangue dai muri. L'11 giugno c'è stata la sentenza di primo grado. È stato condannato all'ergastolo, quello che si meritava, e speriamo che sia riconfermato in appello. Io e mamma, cara Ilaria, ci siamo stati sempre al processo. È stata una vera sofferenza, ma almeno si è fatta giustizia. Certo, noi abbiamo l'ergastolo nel dolore e lui, tutti i giorni della sua detenzione, deve riflettere sull'atroce delitto che ha commesso. Ora puoi riposare in pace, stai in cielo con gli angeli, prega per noi e le bambine e noi preghiamo per te. E veniamo sempre al cimitero a farti visita e portarti fiori per averti più vicina. Con affetto, tuo fratello Daniele e mamma Silvana. A scuola di protezione civile è l'esperienza vissuta all'Ipsia di San Benedetto del Tronto da oltre 500 studenti di tutta la provincia. Un focus sul mondo del volontariato e soprattutto sugli scenari di rischio che si possono presentare come terremoti ed alluvioni. Sentiamo Matteo Porfiri. Promuovere la cultura della protezione civile nelle scuole anche per mettere i ragazzi nella condizione di adottare le necessarie misure di autoprotezione al verificarsi di situazioni emergenziali. Questo è l'obiettivo dell'incontro che si è svolto all'Ipsia Guastaferro di San Benedetto del Tronto e che ha visto la partecipazione di oltre 500 ragazzi, sia in presenza che in videocollegamento, appartenenti a 14 scuole superiori del Piceno. L'iniziativa è stata promossa in occasione della settimana della protezione civile dall'ufficio scolastico provinciale e dalla prefettura. Nel corso della mattinata sono state illustrate le criticità del territorio, ma anche gli scenari di rischio che si possono presentare a seguito ad esempio di grandi nevicate o di terremoti. La protezione civile non siamo noi che portiamo una,
divisa con una scritta. La protezione civile è un sistema dove tutti fanno parte, più o meno ufficialmente, o come forze dell'ordine o come rappresentante di qualche istituzione, ma tutti, anche come cittadini, ne fanno implicitamente parte. E proprio il fatto di divulgare i piani di protezione civile, in modo tale che tutti ne siano a conoscenza, serve proprio a questo scopo, che tutti, facendo parte di un sistema, concorriamo a venire incontro alle esigenze della popolazione nel momento in cui c'è una necessità. E attraverso gli studenti, parlare agli studenti per arrivare indirettamente anche alle famiglie? Per arrivare alle famiglie e quindi promuovere la cultura della protezione civile anche nei confronti dei genitori. E poi ci sono i professori, cioè l'auspicio è quello che rispetto ai tanti temi che oggi tratteremo, poi alcuni in particolare possono essere sviluppati anche durante l'anno, anche nella didattica ordinaria, insomma. Quindi cultura della protezione civile, questa è la parola, queste sono le parole importanti. Un altro tema affrontato nell'incontro è stato quello del volontariato, un settore questo al quale parecchi studenti si sono già avvicinati. Allora, il mondo del volontariato, partiamo che lo fai se proprio lo vuoi, perché se devi andare lì con forza, se devi essere comunque costretto a farlo, lo fai controvoglia, non lo fare, perché il volontariato lo fai se ne hai voglia, se comunque ti piace vedere magari altre persone essere aiutate, felici e tutto il resto. Per esempio, quando c'è stato il terremoto, che è stato un casino, molta gente è morta, molta gente aveva bisogno comunque di donazioni di sangue. Io per esempio sono andata con mio padre, siamo andate, abbiamo fatto donazioni di sangue. Io la penso come lei alla fine, è vero, è che se tu aiuti le persone magari in un futuro ti aiutano pure loro, perché come può succedere a loro può succedere pure a te. Oggi si parla di protezione civile, immagino che anche questa sia una realtà che ti incuriosisca. Certo, è una realtà magnifica, che tutti aiutano il prossimo, è una cosa che aiuta. Sì, per il cuore, per la mente, per tutto. All'incontro con i ragazzi hanno partecipato anche il sindaco san benedettese Antonio Spazzafumo, il questore Giuseppe Simonelli, i vigili del fuoco, i rappresentanti dell'AST e la capitaneria di porto. Ci tengo ancora a ringraziare le istituzioni scolastiche perché hanno raccolto la mia proposta e in tempi brevissimi hanno organizzato a San Benedetto, in questo istituto, alla presenza di tantissimi ragazzi, questa iniziativa che serve a promuovere la cultura della protezione civile. Ecco. E ora ci andiamo a collegare con il nostro Paolo Notari, che tra poco sarà al timone di Alle 21, la trasmissione di Vera TV, ovviamente in onda ogni venerdì alle 21. Paolo, ci sei? Grazie, siamo pronti per questa seconda puntata di Alle 21. Tantissimi ci hanno seguito nella prima puntata di questa seconda serie, tante storie da raccontarvi, sarà emozionante, curiosità, musica, insomma come sempre il salotto più seguito della nostra regione Marche sarà insieme a voi per emozionarvi e per una serata piacevole. Grazie, a tra poco, tra pochi minuti. E dunque davvero una serata imperdibile, un appuntamento importante, il salotto culturale di intrattenimento delle Marche alle 21, non mancate. Noi invece ci ritroviamo tra pochissimo con il nostro TG Sport.